Flore si guarda intorno, poi scarica verso Fognani, la palla per Mosciatti, può anche tentare il sinistro, ottima la parata di Genovese a disinnescare il tiro di Mosciatti, lancio lungo a cercare Bianchini che può impensire il portiere, prende la traversa, il palo Bianchini, ottima la possibilità per l'Atletico Fiumicino di passare in vantaggio al decimo minuto. Marcangeli per Flore, Flore pensa al destro, a giro e l'effetto è grandissimo gol del capitano Flore al 19° minuto del primo tempo, 1-0 per l'Atletico Fiumicino. Ora per Finello, Finello punta, poi la scarica verso De Cristoforo che potrebbe pensare addirittura al sinistro, poi lo spara ed è il gol del pareggio, quello trovato da De Cristoforo al 20° minuto del primo tempo, 1-1. Stoppare, Flore si libera bene di Finello con grande classe, per larga adesso Peri, pensare al sinistro, lo spara ed è il gol del 2-1, quello di Peri che ristabilisce il vantaggio dell'Atletico Fiumicino al 23° minuto del primo tempo. Lancio per Bianchini all'indietro verso Viscomi, Viscomi per Marcangeli, stavolta a cercare Mosciatti che tenta il sinistro, per poco non trova il gran gol. Per Finello che rientra bene su Puleglio, velocissimo Finello, velocissimo, può tentare di rientrare nuovamente, lo fa, però ora è rinvenuta tutta la difesa dell'Atletico Fiumicino, ottiene comunque il massimo, ovvero un calcio di punizione. Parte De Cristoforo che cerca appunto i compagni, Alimonti con anche l'intervento di Pisapia trova il gol del 2-2 quando siamo arrivati al 17° minuto del secondo tempo, punteggio in parità 2-2. Strappa il possesso Moi per Flore, subito per Mosciatti, Mosciatti trova il gol del 3-2 proprio allo scadere Mosciatti e si porta anche in testa alla classifica cannonieri, 3-2 per l'Atletico Fiumicino. Il possesso poi subisce anche un fallo sul quale si conclude la partita, punteggio di 3-2 per l'Atletico Fiumicino che grazie a questa vittoria, ma gli bastava anche un pareggio, riesce comunque a vincere il campionato.